Eccoci qua, ben ritrovati. Vi è piaciuto il film? Una domanda che di solito non è che si fa subito a freddo, cose così, però ho sentito qualche parere qua nelle prime file, quindi sono molto contento di questo. Allora, noi abbiamo, giusto per dare sempre qualche informazione, abbiamo circa un'oretta di tempo. Ci sarà chiaramente spazio anche per le vostre domande. Come abbiamo detto prima in apertura, cercheremo di fare più un dialogo, ok, tra noi, ma soprattutto le persone sono venute qua per sentirti parlare, quindi faccio non di certo per sentire parlare me, quindi ovviamente ci sarà questo botta risposta, magari concediamo proprio uno spazio poi definito per le domande, onde evitare di andare troppo come un fiume in piena, che già andremo, come abbiamo detto. Un'oretta di tempo, quindi. Allora, premetto che né io né Bonifacio non abbiamo preparato nulla per questo incontro. Proprio lo dico con sincera schiettezza, cioè nulla. La preparazione è stata semplicemente dettata da una serie di conversazioni nate già mesi, se non più di un anno fa, via mail, primi commenti ai suoi lavori, le prime volte che ho iniziato a studiare i suoi lavori. E poi si è evoluta chiaramente con le prime telefonate, sino ai nostri primi incontri. Io e lui ci siamo incontrati per la prima volta ieri proprio, e quindi questo è un gran piacere per me. Approfitto anche per dire che in sala c'è anche Francesca Niedda, che è compagna e attrice, una delle protagoniste di Ovunque Proteggimi, la potete trovare là. Quindi mi unisco anch'io all'applauso, chiaramente. Vorrei dire che è stata lei a non voler partecipare al dibattito, cioè non vogliamo, esatto, sembrare, come dire... No, volevo fare la spettatrice. Sì, non vogliamo passare, esatto, per chi è escluso, Francesco. Ci mancherebbe poi di questi tempi, insomma. No, è stata lei e sua volontà non voler partecipare, ci tengo a dirlo. E ci tengo anch'io a dirlo, perché dicessi il contrario. Sì, perché ieri ho fatto la battuta, domani dico che non mi avete voluto di questi tempi. Esatto. Una cosa che fa molto scandalo. No, in realtà Francesca è qui con noi, ci fa molto piacere, chiaramente, e anche lei risponderà, immagino, a delle domande, qualora ci fossero, ma sicuramente ci saranno anche per te domande, figurati. Protagonista anche di uno dei corti presentati, ovvero Domenica, per chi si è fermato anche nella prima tranche della giornata, diciamo, il corto che ha preceduto Perfidia. Torniamo a noi, dicevo appunto che non abbiamo preparato nulla se non qualche nostra conversazione, perché è un po' anche lo spirito di questa sezione, che altrimenti non si chiamerebbe Sguardi Indipendenti, un po' come accadde 2 anni fa con Giovanni Cioni, in maniera analoga è pressoché impossibile cercare di arginare, incanalare o incasellare Bonifacio e il suo lavoro, lungi da me anche volerlo fare, quindi proprio non ci interessa. Motivo per il quale non è possibile preparare una vera e propria scaletta, o perlomeno sarebbe possibile, ma sarebbe estremamente riduttivo, quindi sarà proprio un dialogo aperto, un dialogo che procederà sulle sue gambe, diciamo così, un po' come i suoi film, che sono chiari e cristallini, come avete potuto vedere. E quindi sì, adesso ti lascio subito la parola. Parliamo di qualche tema, però i temi li abbiamo un po' individuati tra una birra e l'altra. Io direi ti chiederei appunto di parlare di un aspetto magari che unisce un po' tutti i presenti, o perlomeno gli interessati e le interessate, ovvero la cinefilia. Tu sei un regista che si vede con una grande passione per il cinema, che non è una caratteristica comune dal mio punto di vista a tutte le persone che fanno cinema. Si intravede, e i tuoi film, i tuoi lavori trasudano in un certo senso questa passione, questi riferimenti che sono chiari. Se vuoi parlarci un po' del tuo rapporto con il cinema, con non solo con i grandi maestri, ma sentiti libero di dire quali sono i tuoi punti di riferimento e via. Ma io sono sempre stato innamorato del cinema, infatti prima, lo so che magari sembrava un coglione, però mi stavo fotografando, perché essendo ormai tanto tempo lontano
contatto col pubblico è stata per me oggi un momento molto emozionante, poter vedere di nuovo il pubblico, perché non era più successo da quando è successo tutto questo pandemonio, che potessi avere contatto col pubblico, e questo sinceramente mi ha un po' scosso. Pensavo di no, e invece sì. E quindi allora ho deciso di fare delle fotografie. Poi sì, certo, dal niente non nasce niente. Io sono sempre stato innamorato del cinema fin da bambino. Mi ricordo che mio zio mi nascondeva sotto il cappotto per andare a vedere Il nome della rosa. Il primo film che ho visto al cinema è stato Il nome della rosa, e quindi il primo ricordo dello schermo cinematografico era questo frate grassottello che si autoflagellava. Per un bambino, insomma, cioè io non la vivo così tragicamente, anche se era un'immagine abbastanza cruda. E poi, insomma, ho sempre, per me il cinema è sempre stato qualcosa di centrale nella mia vita. Ho sempre studiato, cioè studiato non è il termine esatto, ho sempre guardato film fino all'ossessione, cioè per me un film non deve essere un bel film almeno non deve essere visto solo una volta, ma deve essere visto tante volte. Un film che uno lo vede solo una volta già significa che è un film mediocre, perché appunto ha bisogno di poterlo vedere solo una volta per finire il suo rapporto amoroso con l'opera cinematografica. Poi col tempo, diciamo, si sono sviluppati in me tanti interessi che vanno dal cinema americano degli anni 70, infatti in Ovunque Proteggine è molto presente il cinema americano degli anni 70, da Midnight Cowboy, da Qualcuno volò sul nido del cuculo, diciamo film che parlavano di la rabbia giovane, film che raccontavano di perdenti in fuga, film che avevano come caratteristica quindi la centralità dei personaggi, la centralità degli esseri umani, film che avevano una struttura narrativa molto cristallina, quindi erano anche dei film molto vicini al gusto popolare, film che avevano anche al loro interno un rapporto molto viscerale con la colonna sonora. Poi dopo, quando ero studente, ho iniziato a conoscere un autore che si chiamava John Cass, si chiama perché è immortale, John Cassavetes, che è per me è sempre stato un punto di riferimento, perché lui faceva i film in famiglia, sulla famiglia, fatti in famiglia. E quindi diciamo che adesso abbiamo visto Ovunque Proteggimi è la realizzazione di un sogno per me, perché è stato un film sulla famiglia, fatto in famiglia, perché Antonio è mio figlio e Francesca è la mia compagna. E quindi questo mi riporta un po' su quella modalità di fare cinema, perché il mio sogno è sempre stato e lo è ancora, anche se a volte vacilla, perché il cinema
sta andando in una direzione che mi fa un po' paura. Il mio sogno è sempre stato quello di essere una famiglia di un po' di circensi che si spostano e fanno i film, anche se fare il circo forse è più economico che fare i film, ma non lo so, perché anche il circo costa comunque. E quindi questo era uno dei miei sogni, quindi nel mio prossimo film di prossima uscita, per esempio, ci sarà mia figlia, c'è Francesca, c'è l'attore di Perfida, che è uno, è probabilmente il mio più caro amico, che interpreta un ruolo importante. E ci sono anch'io, perché io all'inizio ho iniziato come attore, poi ho deciso di intraprendere la strada del regista e ho abbandonato un po' la strada dell'attore, anche se in realtà non l'ho mai abbandonata, perché io dirigo gli attori in maniera molto semplice, cioè gli mostro la scena e poi spero che loro la facciano meglio di me. Quando vedo che io la posso fare meglio di loro, allora dico vabbè, allora questa volta lo faccio io. Ovviamente hai già detto 2 milioni di cose molto interessanti, a dimostrazione di cosa buona, intendo. Te l'ho detto forse un po' così. No, a dimostrazione del fatto che, come dicevo prima, è pressoché impossibile o riduttivo cercare di incasellare un discorso, eccetera. Io suggerirei appunto di andare ad approfondire alcune, avendo rotto il ghiaccio, andare ad approfondire alcune tematiche. Hai parlato appunto di questo lavoro che tendi a fare, che vuoi fare in realtà, più che tendi a fare, che vuoi fare in famiglia. La famiglia ovviamente è anche composta dagli amici, dai collaboratori. Sì, sì, sì. No, per me è molto importante creare un rapporto con la squadra di lavoro, prima con gli attori, ma anche con l'ultimo dei... diciamo dei ragazzi di produzione che fa il caffè. Per me il cinema è un qualcosa che si deve generare all'interno di un clima ludico, perché è un gioco fare il cinema, cioè una volta che togli l'aspetto ludico diventa qualcosa di un po' pesante. Io cerco di scappare sempre da queste situazioni in cui non mi trovo a mio agio, dove non mi sento, diciamo, parte di una squadra, parte di un unico corpo che mira poi alla realizzazione che punta a dare il massimo su quello che è la potenzialità del racconto. Per me questo è fondamentale, perché se manca questo, poi il cinema è fatto di dettagli, quindi anche una squadra è fatta di dettagli, e quindi più problemi ci sono all'interno di una squadra, più probabilmente l'insieme di dettagli di cui è fatto un film potrebbero venire a mancare. Quindi io vado proprio alla ricerca di collaboratori che riescano a darmi sempre una grande passione, disponibilità. Infatti lavoro molto spesso anche con un po'. Io in Sardegna sono un po', diciamo, a parte che vabbè, non è che sono un vecchio decrepito, nel senso, però sono un po' l'ostetrico di tante maestranze. Ho sempre dato la possibilità a persone che magari avevano ricoperto ruoli minori, li ho fatti sempre passare di categoria, ho favorito la nascita di nuove maestranze, di scenografi, di operatori, di tecnici luci, fino all'ultimo film che adesso è di prossima uscita. Ho sempre puntato su questo, anche perché in Sardegna fino a poco tempo fa era difficile trovare dei tecnici che potessero supportare la realizzazione di un film professionale, però io ci ho sempre creduto, e alla fine
penso di aver dato il mio contributo, anche per esempio per quanto riguarda gli attori, per esempio, cioè Stefano era uno, quando fanno a Locarno il Toto Festival, potrebbe aver vinto, poi non l'ha vinto, ma per sfortuna, perché queste sono cose che riguardano anche un po', però era candidato al Pardo d'Oro come miglior attore, Francesca è stata candidata al Globo d'Oro come miglior attrice, Alessandro ha vinto il miglior interprete maschile al B-Fest, hanno vinto entrambi alla Valigia dell'Attore, che è il festival di Giovanna Gravina, la figlia di Volonté, le menzioni speciali per i migliori interpreti dell'anno con Ovunque Proteggimi, quindi se pensiamo alla storia del cinema italiano, attori sardi praticamente non esistono, al di là di, ce n'è soltanto uno, che forse non sapete neanche che è sardo, che è Amedeo Nazari, perché Amedeo Nazari era un attore di Cagliari, però poi attori sardi ce ne sono veramente pochissimi di noti, e io ho sempre pensato che per raccontare una storia in un territorio, in un luogo, io ho sempre detestato chi faceva accento finto, chi faceva il sardo finto, anche perché il sardo finto è molto difficile da fare, ma io credo che anche il goriziano finto sia difficile da fare, cioè, e io sono uno che ha molto rispetto del luogo in cui viene realizzato il film, e credo anche voi, cioè se vedete un film ambientato a Gorizia, a un certo punto arriva, che so, un attore noto italiano e fa il finto goriziano, non so come la prendete voi, comunque io invece ho molta attenzione su questo, sull'accento, sulla credibilità, perché per me la prima cosa è avere rispetto per il luogo in cui si ambienta il racconto, per non tradire quel luogo, insomma. E questo infatti è anche una sorta di tua vicinanza al realismo anche dei certi autori che hai citato, che sono molto chiari anche nella messa in scena, nel racconto, nel certo rispetto che hanno avuto, insomma. Ci tenevo a sottolineare ancora due cose. La prima è questa tua caratteristica, quasi mi viene a dire da maieuta, insomma, nel tirare su, detto così, giovani soprattutto, studenti e studentesse che tu hai avuto, insomma, adesso magari parliamo di destino del progetto che c'è stato con questi giovani, e poi qualche parola appunto proprio sulla Sardegna, che anticipo e poi ti lascio appunto la parola, perché come abbiamo già avuto modo di dire io, Bonifacio e Franceschi, insomma, in questi due giorni si è parlato tra le nostre conversazioni, l'immagine della Sardegna, no? La rappresentazione, se ci pensate, nel cinema italiano, ma nel cinema in generale, la rappresentazione della Sardegna è sempre stata molto stereotipata, così come molte altre parti, diciamo, del meridione in particolar modo. In Sardegna, per dirla così, come visto che eravamo d'accordo, o si parla di Costa Smeralda, di film, di vacanze ambientate in quei luoghi, o si parla di pecore e di paesaggi agricoli e basta, mentre per chi appunto più che Ovunque Proteggimi, chi ha visto Perfidia è proprio una sberla a questo stereotipo. Diciamo che i luoghi, come i personaggi e come i film, debbano essere sempre, c'è sempre questa voglia di etichettarli per semplificarli. Io mai come oggi in cui, diciamo, la semplificazione è diventato qualcosa per me di veramente, veramente truculento e snervante. Io non sopporto più l'etichetta, la semplificazione, perché la semplificazione è qualcosa che, non la semplicità, la semplificazione, è qualcosa che detesto, perché ci svuota, ci impedisce di poter portare un ragionamento. E quindi quando io ho vissuto sempre, ho vissuto in tanti luoghi, però la Sardegna è il luogo che conosco meglio, è il luogo dove sono diventato, diciamo che
dove ho vissuto pressoché tutta la mia adolescenza, e poi dopo una parentesi abbastanza lunga, sono ritornato, però è il luogo che conosco meglio ed è il luogo in cui naturalmente mi viene da ambientare le storie che racconto, però penso che valga il famoso detto: racconta il tuo quartiere, racconterai tutto il mondo. Insomma, questo non è opinabile, perché poi se vediamo un autore come Scorsese, era newyorkese, i suoi primi film li ha fatti a New York, li ha ambientati a New York. Kusturica ha ambientato i suoi film nella sua terra, ma è Kiarostami lo stesso. Ma potrei fare un elenco infinito di autori che hanno raccontato la loro terra, il loro luogo, perché era il luogo che conoscevano meglio. Quindi io un po' diciamo che mi dà molto fastidio quando la Sardegna viene rappresentata come un luogo di vacanze, perché è un luogo veramente che non è Sardegna, cioè il luogo delle vacanze. La Costa Smeralda si può dire che quasi non è, sì, è geograficamente è Sardegna, ma non è Sardegna. E poi l'altro stereotipo dall'altra parte è il mondo agropastorale, che esiste, che è molto presente in Sardegna, però che secondo me è un po' troppo inflazionato sul racconto del Cina, cioè il sardo sempre visto come un individuo un po' stupido, ingenuo, testardo, tonto se vogliamo, che sta presso alle bestie. Non è così, infatti in perfidia abbiamo raccontato un non luogo, e poi non per volontà, perché io ho frequentato quei luoghi lì, li ho vissuti così, mi veniva pressoché naturale portare sullo schermo quelle situazioni lì, quindi non è che c'è stato uno studio dietro per voler andare contro gli stereotipi, semplicemente c'era la necessità di raccontare qualcosa che conoscevo e di raccontarla con la maggior sincerità possibile. Diciamo che pensare ancora al sardo che è pastore, che va, che si ingroppa le pecore, insomma, mi sembra un po' stupido, un po' ridicolo, sì. Un po' vuoto, un po' privo di significato. La Sardegna è un luogo dove ci sono persone meravigliose, persone meno belle, persone antipaticissime, persone odiose, persone meravigliose, come tutti i luoghi del mondo. Cioè non è che io non devo né lodare né disprezzare la Sardegna. La Sardegna è un luogo come tanti, però è un luogo che conosco bene, e quindi per me sarebbe impensabile non connotare un racconto anche attraverso un luogo, e quindi porto la Sardegna sullo schermo. Mentre appunto Destino, spendiamo due parole su Destino e sui giovani che hanno collaborato con te. Insegnavo all'Accademia di Belle Arti il corso di cinematografia e abbiamo scritto una sceneggiatura insieme, cioè, perché io gli ho spiegato: guarda, le sceneggiature si scrivono così, ci si mette insieme, si dicono un sacco di fesserie, si portano delle idee, si scherza, e poi a un certo punto si trova l'idea buona. Quindi a un certo punto abbiamo trovato un'idea buona, che poi in realtà io avevo in mente da un po', e abbiamo costruito la sceneggiatura. Quindi abbiamo fatto un corso completo, dall'ideazione alla scrittura della sceneggiatura, alla preparazione, alla regia, e gli ho affidato ai ragazzi dei ruoli da caporeparto, tutto dietro però la mia esperienza. Quindi poi mi sono prestato anche come attore, perché mi sembrava giusto, poi il ruolo mi piaceva, insomma mi trovavo bene in quel ruolo, e quindi loro sono stati felicissimi di condividere
insieme a me questa, questa esperienza, e poi il film è stato anche a Venezia, quindi poi è stata una gratificazione anche per loro. Infatti alcuni studenti poi di quel corso lì, che hanno lavorato su quel corto, li ho portati sul mio nuovo film, affidandogli dei ruoli comunque importanti, perché l'operatore di macchina del mio nuovo film, che adesso vai, è l'unico film in concorso internazionale al Festival di Locarno, l'ha fatto un ragazzo che 3 anni fa era un mio studente, cioè ha 27 anni, gli ho affidato un ruolo di operatore di macchina su un film serio, insomma, dove lui tremava, però insomma, cioè, per me è un orgoglio il fatto che lui perché poi il cinema è molto crudele, perché prima di farti fare un ruolo, quello tradizionale, quello romano, no? Prima di farti fare l'operatore, ne devi portare di caffè, ne devi fare di strada, di sotterfugi, per non dire altre cose più cattive, insomma, devi essere un po' una rivista, devi essere un po'... perché è un mondo che ti porta a calpestare gli altri per poter arrivare. Invece noi abbiamo cercato di portare questi ragazzi in un film mostrandogli il lato bello del cinema, senza mostrare invece quell'atto odioso della gavetta e del dover calpestare il collega per poter arrivare primo. Quindi abbiamo bypassato quella condizione per arrivare a fare un film in cui poi i giovani ti danno quell'energia che è veramente vitale, perché è impagabile. Cioè, quando un ragazzo più giovane, quando un ragazzo più giovane vengono date delle responsabilità, insomma, è una cosa bella, perché lui sente questa grande carica e ha molta più carica di un uomo più grande di età. Un ragazzo di 30 anni, 25, ha una carica addosso, se ha una responsabilità importante, se ha un ruolo importante, insomma, è impagabile. Cioè, è uno che gli attacchi una lampadina e si accende, capito? Cioè, nel senso, è qualcosa di veramente, veramente stupefacente. Tutto sta a dargli fiducia. Se non gli dai fiducia, io ho visto tanti che si sono persi per strada proprio per questa ragione, proprio perché dicevano: io voglio fare il cinema, voglio fare il regista, sono qui 3 anni che porto caffè, mi trattano anche a pesci in faccia. Cioè, ma... E poi tu stesso hai cominciato sulle tue gambe, hai detto proprio così, con i tuoi amici, con le tue amiche, facendo lavori e mandandoli ai festival, dico bene, nel senso, cioè cercando di appunto di trovare quelle occasioni che poi sono arrivate man mano, perché anche comunque Proteggimi, comunque, a dispetto dei lavori precedenti, ha comunque un budget che si può dire importante, magari più importante rispetto agli altri, quindi insomma sei riuscito a farti da solo, ed è una cosa che secondo me, insomma, ti rende anche onore, date le volte che cercano di romperti le gambe anche in altri progetti. Ma lavorare, diciamo, da solo e cercare di capire più fasi della realizzazione poi ti serve molto anche per poterti proteggere dal mondo produttivo tradizionale, che tende sempre a volerti in un certo senso incanalare in una direzione che se tu non sei abbastanza preparato potrebbero in un certo senso bruciare la tua creatività. Invece io, avendo avuto già esperienze precedenti, appena mi si presentava, diciamo, la minaccia, riuscivo a capirla e a mettere un freno dal principio, e quindi questo mi ha aiutato per poter gestire, senza dover per forza litigare, delle situazioni in cui cercavano magari di importi delle cose in maniera abbastanza serena.
poi quando si fa un film i contrasti si creano sempre, insomma, perché sono tante teste, tante persone che vogliono decidere, vogliono mettere bocca sul progetto, quindi tu devi essere bravo sia ad ascoltare gli altri, ma anche, perché gli altri possono dire qualcosa di intelligente, ma possono dire anche qualcosa di stupido. Tu devi essere anche, come dire, sveglio e saper captare le proposte che sono interessanti e le proposte che lo sono meno. Io mi avvicinerei appunto ai film adesso, senza, come dicevo prima, andare a parlare, perché non ha proprio dico alcun senso andare a parlare sopra il film esiste già, eccetera, poi chiaramente crea dibattito e anzi lo incentiviamo. Mi avvicinerei ai film presentati qui in questa occasione. È stato anche citato da te più volte il tuo prossimo lavoro, quindi dopo magari qualcosa lo diciamo, sappiamo già. E vorrei però, appunto, parlando di questi film, darti anche lì ovviamente libertà di esprimerti e di raccontare al pubblico tutto ciò che vuoi a riguardo. Poi appunto ribadisco, ci saranno probabilmente delle domande, però vorrei appunto darti un là, diciamo così, e vorrei soffermarmi sul rischio di lettura superficiale che si può dare, no, al tuo cinema, che è appunto un cinema molto chiaro e cristallino, come hai detto. Un film, cioè un cinema molto più vicino a, come ti piace anche a te definirlo, la tragedia greca, cioè più tragico, più profondo, più complesso in un certo senso, pur nella sua semplicità, perché la complessità, cioè complesso non è complicato, è diverso. E quindi anche questo pessimismo che non c'è in realtà. Ma no, il pessimismo c'è. Fino a un certo punto, però. Però, insomma, perché dobbiamo essere ottimisti? Esatto. Per forza, cioè, io non capisco questo ottimismo. Uno è ottimista quando va avanti, gli si predispongono dei fattori che lo spingono a essere ottimista. Se davanti gli si predispongono dei fattori, delle variabili che lo portano a essere pessimista, sarà pessimista, a meno che non sia scemo. Cioè, non capisco che cosa significhi pessimista, ottimista. Cioè, nel senso, è morto il cane, no, ma siamo ottimisti, magari domani si risveglia, cioè che discorso è? Cioè, se è successo qualcosa di brutto, è successo qualcosa di brutto, non possiamo essere ottimisti su qualcosa di brutto. Se succede qualcosa di positivo si può essere ottimisti, ma siccome io ho fatto dei film su dei personaggi che hanno vissuto un certo tipo di situazioni che non gli hanno permesso di essere ottimisti, non vedo perché debba forzare la mano e farli diventare di colpo ottimisti per fare un favore a chi? Per tradirli, poi soprattutto sarebbe tradire i personaggi. I personaggi poi, ma io non riesco a... questa cosa è terribile, perché tutti i più grandi capolavori della storia del cinema sono sempre film, per la maggior parte dei casi film incentrati su personaggi marginali, personaggi che soffrono tanto, personaggi che di ottimismo non ne hanno neanche l'ombra. Quindi mi sembra una cosa un po' banale anche dire un cinema pessimista, ottimista, che vuol dire? Non è che un film è il biscottino che ti danno al ristorante cinese, che tu lo apri e poi alla fine... Oggi andrà tutto bene, ok, poi esci dal ristorante cinese e ti investe un autobus. Cioè, nel senso, infatti, mi sembra un discorso un po' riduttivo. Esatto, infatti proprio la prima critica che uno ti può muovere in maniera appunto superficiale, ovvero ho visto dei film che sono maledettamente pessimisti, ma non è che appunto, non è che devi dargli quell'etichetta, devi essere bravo tu spettatore, tu spettatrice a discernere in un certo senso e cercare di capire. Ma poi film, non sono esempio dei film così, sono seri quando c'è da essere seri, ma è anche un cinema che...
che fa la sua ironia, ma magari non è un'ironia cupa, ma è un cinema che non è che sì, si prende sul serio quando c'è da essere serio, ovviamente, perché non è che bisogna essere sempre, però è un film, è un cinema che in ogni scena cerca sempre di trovare un'ironia, magari grottesca, magari nera, magari cinica, però cerca di trovare un'ironia, non è un cinema serioso, cioè almeno io non lo vedo così, per me non è un cinema serioso. Io cerco sempre qualcosa di ridicolo in tutto, anche perché i personaggi tragici sono sempre molto ridicoli, quindi il meccanismo tra la risata e il pianto è più o meno lo stesso, basta spostare due o tre tasti, come se il racconto fosse un pianoforte, insomma, basta cambiare due o tre note che diventa comico, diventa malinconico, diventa è un po' come suonare, un po' come dipingere un quadro, ma gli esseri umani, cosa vuol dire un essere umano ottimista? Se mi dicessero, guarda, devi fare un film su un inguaribile ottimista, io ti direi, ma fallo fare a qualcun altro, perché io non, cioè nel senso, non lo so, non trovo nessun capolavoro, né della letteratura, né del cinema, che sia improntato sull'ottimismo, ma proprio manco uno. Cioè adesso vi faccio una domanda a voi. Ditemi un film, un capolavoro del cinema che è ottimista. Uno ottimista io non l'ho mai sentito. Gli ottimisti, la vita è una cosa meravigliosa. Ma quello non è un capolavoro. Vabbè, però sono film. Sì, sì, però parliamo di qualcosa di più. Sì, sì, vabbè, ma... Sì, esistono, ma in una parte molto minore rispetto invece ai grandi personaggi della letteratura russa, ai personaggi anche della letteratura italiana, insomma... Sono d'accordo, però l'ottimismo in tanti film c'è, sono anche apprezzati, adesso mi è venuto in mente quello perché c'è la scena finale di Sam James Stewart che corre lì, cosa tale, queste robe qua, però... Se ci applichiamo ne troviamo altri. Dovremmo applicarci però con tanta attenzione. Perché Fellini, più grande genio della storia del cinema italiano, non è mai stato ottimista. Pasolini non è mai stato ottimista. Kubrick non è mai stato ottimista, il più grande genio della storia del cinema. Chaplin non è mai stato ottimista. Quando? Chaplin nei suoi film c'è questa serena vita, città, così, però la prende sempre con molto ottimismo. Cioè adesso poi mi vengono in mente così, cos'è quello sull'oro lì, la febbre dell'oro. Ottimista. Chaplin mette molto ottimismo e molto ottimismo nei suoi film. Mette umorismo, ma ottimismo è un'altra cosa, eh. Ottimismo è un'altra cosa. Ci dobbiamo capire. Bisognerebbe ragionarci, è un discorso forse troppo complesso questo. Io lascerei appunto però comunque questo, la parola al pubblico per farti delle domande magari sui film, così onde evitare appunto, come dicevamo, proprio di parlarci sopra, eccetera, però perché le curiosità sono più che ben accette, insomma. Cioè i tempi dei dialoghi mi sembrano perfetti, il ritmo è perfetto. Perfetto è chiaramente un'esagerazione, però voglio dire, sono bellissimi, no? Allora io volevo capire due cose, ma è una curiosità, chiaramente non è niente di obbligatorio. Il punto è, da quello che mi pareva di capire, non sono così preparati questi dialoghi, lavorate molto anche sull'improvvisazione, tu dicevi che
perché spiegavi la scena e poi... No, questa è la prima domanda. Ti può rispondere anche lei, sì. I dialoghi sono tutti scritti, ah, ecco, noi lavoriamo... Allora, bene, perché sennò eravamo troppo perfetti. E noi lavoriamo per rinfrescarli, magari aggiungendo una o due battute quando vediamo che il dialogo si meccanicizza un po' e lo cerchiamo di invertire o di spostare qualcosa per cambiare un attimo lì nel momento del set l'azione-reazione, perché recitare in due o in tre è sempre una reazione, quindi lì devi cercare sempre la freschezza e magari provare troppo può essere deleterio. Però diciamo che l'improvvisazione purtroppo, perché a me piace molto improvvisare, però purtroppo con i tempi che dei set contemporanei dove proprio veramente hai il tempo contato, ti puoi permettere poco di improvvisare, cioè devi arrivare sul set dove hai già un certo tipo di sicurezza per non rischiare di incartarti e magari di non portarti a casa la scena. Quindi lì c'è un grosso lavoro di preparazione con gli attori. Per esempio su Ovunque Proteggimi c'è stato un lavoro con gli attori di un annetto buono, in cui ci sono state diversi modi di affrontare le scene, cambiarle, cambiare magari l'atteggiamento in cui si doveva entrare in una scena, però diciamo che la sceneggiatura, a parte pochissime battute che veramente si possono contare su tre dita, erano identiche alla sceneggiatura, cioè molto fedele alla sceneggiatura. D'accordo, e una cosa assolutamente conseguente è questa. Siete scesi un po' a patti per quanto riguarda la lingua, nel senso che io ho trovato un ottimo equilibrio fra l'accento sardo e l'italiano, ci sono alcune battute anche in sardo, però volevo chiedervi se in qualche modo siete scesi a patti dal punto di vista linguistico, per cui magari avreste voluto usare più il sardo. Qual è la situazione dell'uso del sardo nel... No, perché in Sardegna, soprattutto nelle zone che noi abbiamo raccontato, i personaggi che provengono dalle zone che noi abbiamo raccontato, non parlano più il sardo. Al limite usano un dialetto che si chiama sassarese, che lo usa qualche volta Alessandro, ma la maggior parte delle persone a Sassari, la mia città, parlano principalmente in italiano, cioè il sardo è una lingua molto complessa, molto bella, che però è rimasta per lo più nei paesi dell'entroterra ed è poco parlata invece nei centri urbani. Quindi no, non abbiamo dovuto, non siamo dovuti scendere a compromessi su questo. I personaggi parlano proprio come avrebbero parlato dei personaggi realistici di quel luogo lì. Da noi purtroppo non si parla più. Il sassarese io lo parlo, ma non è proprio sardo, è un miscuglio tra il logudorese e poi qualche influenza genovese. Però si parla soprattutto con le persone di una certa età e in certi luoghi, e poi si utilizza soprattutto per bestemmiare. Però la lingua che si parla nella mia città è principalmente l'italiano, con l'accento, con l'intercalare, con un modo di usare alcuni, il cazzo noi è una virgola praticamente, cioè in una frase potrei dire 15 cazzo, però non è proprio un intercalare, come una virgola, è come dire cioè.
cioè posso dire, cioè dico cazzo, oh, ma perché guarda, mi sembra cazzo una bottiglia, cioè, per, cioè non lo so, certo. Comunque è una virgola più o meno, quando c'è un'indecisione uno dice cazzo, però sì, la lingua è autentica, è quella che si parla, in, che parlano i personaggi del film. È un buon rapporto. No, vabbè, diciamo che io non sono un cattolico praticante, però ho un grande rispetto per diciamo per la fede, per chi crede in qualunque tipo di religione. E poi credo che comunque, al di là dell'essere praticanti, religiosi, atei, cattolici o musulmani o buddisti, comunque in ogni essere umano alberghi un sentimento religioso, insomma, qualcosa che ti dà quella, in un certo senso, che ti spinge a voler ancora credere che forse la famosa speranza è una cosa che viene dalla religione, insomma. Quindi per me, diciamo, l'aspetto religioso, il sentimento religioso, io è qualcosa che ho e che vedo in tanti, anche se magari dicono di essere atei o... quindi, ed è sempre molto affascinante poi per me, perché la religione è sempre, poi in tutte le religioni c'è una dialettica, un'analisi tra quello che è il rapporto tra il bene e il male, e alla fine a me interessa molto questo discorso, cioè il rapporto tra il bene e il male, che poi alla fine si scopre quasi sempre che il bene e il male albergano in un unico corpo, come se in ogni essere umano esistesse il veleno e l'antidoto, e questo per me è sempre molto affascinante, insomma. Qualcun altro? Qualche altro? La signora qua? Avevo una curiosità, intanto una piccola osservazione, così, dopo aver visto i film, riguarda l'umanità, cioè li ho trovati veramente pieni di umano, cioè di questa, sì, umani, l'uomo, cioè la donna, cioè il bambino, anche in questo ultimo, ma anche negli altri due che ho visto prima, e mi ha colpito molto, perché sono tempi in cui l'umano vacilla, e quindi è bello che venga anche così valorizzato. La curiosità che avevo nello specifico non riguarda il film, ma un argomento di cui si parla molto, e cioè in questo panorama del cinema, o comunque dell'intrattenimento, no, che vede sempre maggiore concentrazione di produzioni, e quindi sempre rafforzarsi sempre di più, la semplificazione in un certo senso, no? Quindi i grandi gruppi che diventano sempre più grandi e mangiano gli altri. Guardavo, leggevo prima, no? L'incipit, gli sguardi indipendenti, cioè quanto, cioè come fa lei, come fai tu, come fa lei a mantenere, cioè in questo sistema, che è anche un sistema molto complesso, un sistema industriale, e anche bello da un certo punto di vista che lo sia, come si fa a mantenere questo sguardo indipendente, portando anche poi dei temi che potrebbero essere anche snobbati da un certo punto di vista. Ma non lo so, io ho sempre cercato di fare il mio lavoro, questo poi il film indipendente. Proprio quest'ultimo in realtà non lo è, perché c'è la RAI, c'è
ci sono altri enti che il film è costato anche parecchio, insomma, non, però io penso che ancora una via ci sia, cioè le persone che gli autori che riescono a fare un percorso personale possano continuare a esistere. Certo non è facile, perché quando tu ti trovi a voler dire, vorrei raccontare certe cose, oppure a voler essere un po' sfrontato a raccontare certe cose della realtà degli esseri umani contemporanei, magari certi finanziatori si spaventano un po', e per cui devi essere pronto a saper accettare non dei compromessi, perché io non ho mai, per adesso, non sono mai sceso a compromessi, però magari cercare di trovare una storia che abbia all'interno già dei compromessi, cioè riuscire a portare un cinema sincero che possa essere accettato anche da finanziatori esterni, e quindi cercare di continuare a fare questo lavoro in questa maniera. Ci sono tanti modi per farlo, soltanto che bisogna ragionarci bene, ed è anche abbastanza, a volte ci sono dei momenti di sconforto molto forti, però bisogna avere tanta energia e tanta determinazione per poter convincere qualcuno a poter investire su un film di questo tipo. Poi penso che il racconto in questo caso, fortunatamente, anche se io non sia un racconto molto, molto diretto e molto cristallino, insomma, non credo che ci sia qualcuno che possa sentirlo troppo lontano. Quindi si può lavorare in questo modo. Gli autori di cinema esisteranno sempre, certo faranno sempre più fatica, però fa parte del gioco. Bisogna cercare di costruire delle storie che possano competere anche con l'etichetta che vogliono dare i grossi produttori, i grossi finanziatori. Cioè bisogna cercare, come loro cercano di raggirare te, io devo cercare di raggirare loro, e quindi è un gioco delle parti, è un po' una negoziazione che si fa. Alessandro Gattale, un grandissimo attore, molto caratterizzato, a parte che ha una somiglianza straordinaria con l'attore Alfred Molina, che è praticamente identico. Volevo sapere Me l'hanno già detto, ecco. Sì. Ma volevo sapere come scegli gli attori per i ruoli principali, se stai molto tempo oppure vedi subito un attore e lo scegli. In più volevo anche dire, ho notato che le musiche del film, a parte Oblivion di Piazzolla, tu hai inserito anche molti cantautori locali, ho visto. Che sì. Rapporto hai con le musiche per i tuoi film? Tutto qua. Diciamo che Alessandro è un attore che ha fatto tanto teatro fin da quando era ragazzino, in realtà come persona è molto diversa da quella, nella realtà, da quella che vedi sullo schermo. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo per riuscire a fargli entrare dentro quel tipo di personaggio, che è durato molto tempo, soprattutto con lui. Cioè lo portavo nelle bettole, lo facevo sbronzare, lo facevo, facevo conoscere certi tipi di personaggi,
vedere, guarda, vedi come lui, perché lui parla così, perché lui lo facevo entrare in delle situazioni che il personaggio avrebbe potuto frequentare. Dopodiché a un certo punto c'è stato un momento, 3 mesi prima delle riprese, che io gli ho detto: senti, tu adesso non sei più Alessandro, ma sei Alessandro del film, quindi se tu entri in casa mia non devi più parlare come Alessandro Gazzale, ma devi essere Alessandro del film. Se a un certo punto vedo che parli come Alessandro Gazzale, io ti sbatto fuori di casa. E quindi alla fine siamo riusciti a creare un'autenticità che nel film viene riportata molto bene, anche perché comunque il fisico per un attore è molto importante, per un attore di cinema, cioè avere un certo tipo di presenza scenica è molto importante, è il 50% del lavoro. Poi se ci lavora anche su, con intelligenza, con umiltà, riesce ad arrivare a un risultato di questo tipo. Però ci vuole molto sacrificio. Alessandro era pronto a lavorare tanto per raggiungere questo risultato. Le musiche, io inizialmente il personaggio doveva essere una sorta di cantante di piano bar, però questa idea ha iniziato a scricchiolare subito, perché non mi sembrava un po' così, un po' debole. Poi a un certo punto allora ho iniziato a pensare alla musica folk che c'è nella mia città, che è una realtà molto interessante, perché in realtà è musica sudamericana con i testi tradotti in lingua sassarese. Quindi ho iniziato a cercare questi musicisti, ad ascoltarli prima diciamo in disco. Poi sono andato proprio nei posti in cui frequentano gli autori di musica sassarese, e ho iniziato a capire che questa realtà era veramente autentica. Cioè, sono dei musicisti, anche dei cantanti molto bravi, ci sono dei chitarristi pazzeschi, eccezionali, che suonano e non hanno nessuna velleità di successo, per esempio, lo fanno solo per loro stessi, quasi un po' come quando sono andato a Siviglia e vedevo a Granada, e vedevo i gitani suonare nelle grotte, semplicemente per loro stessi e per questa sorta di catarsi. E questo mi è sembrato molto interessante. E poi sinceramente mi sono fatto una domanda e ho detto: ma se Clint Eastwood se avesse girato un film, che cosa avrebbe scelto? E io ho pensato: Clint Eastwood sicuramente avrebbe scelto un cantante folk, e quindi perché proprio aveva questa autenticità, questa sincerità maggiore, e quindi abbiamo lavorato su questo tipo di musica, che poi l'ho scoperta, e per me è stato un grande regalo, perché ho scoperto un mondo enorme, molto piccolo, però molto sviluppato all'interno della mia cittadina, forse una delle poche realtà ancora legate e molto gelose, quindi molto chiuse. Era difficile anche entrare, perché sono molto, molto gelosi della loro musica, non vogliono che ci sia qualche intruso che gliela ruba, che gliela reinterpreta. Quindi anche quando abbiamo fatto gli arrangiamenti, io dovevo portarli, li dovevo chiedere: ma questo arrangiamento è legale, cioè legale nel senso è giusto, e dovevo avere, perché io volevo che loro approvassero l'arrangiamento, il riarrangiamento di Ginetto Ruzzetta, che poi
sono i due brani che vengono cantati principali, sono due brani di Ginetto Luzzetta, che è il padre della canzone sassarese, e quindi loro hanno approvato gli arrangiamenti, e da lì poi è stato molto 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 semplice. E poi c'è da dire che il cantante ha avuto una gran botta di culo, perché il cantante che canta nel film non è Alessandro, ma era un mio compagno delle elementari, che aveva un timbro talmente uguale alla voce di Alessandro, che a un certo punto nella scena della festa lui dice "trucca va", si ferma e dice "cazzo", e quella è la voce del cantante, non di Alessandro. Quindi proprio quello ti fa vedere quanto il timbro fosse praticamente identico, perché nessuno si è accorto che quella esclamazione fosse non fosse di Alessandro. Domanda secca: quando è che vai a Locarno? Quando è che andrete a Locarno, anzi? Allora, la prima mondiale del mio prossimo film sarà in concorso internazionale al Festival di Locarno. Siamo con grande orgoglio l'unico film italiano in concorso al Festival di Locarno, e sarà il 10 di agosto. Bene, quindi noi ti facciamo tantissimi auguri chiaramente per questo progetto, insomma, che ovviamente non vediamo l'ora di vedere in sala, che è stato un argomento di discussione anche in questi giorni, perché vedremo un po' come sarà chiaramente la situazione, ma cinema comunque un luogo sicuro, ricordiamolo, e quindi è bene sempre ricordarlo, e speriamo quindi di vederlo più che il prima possibile, come abbiamo detto, nel momento migliore che permetta di far incassare il film e che gli permetta di girare, insomma, la circuitazione e via dicendo. Il film si chiama Giganti, no? Sì, Giganti. Giganti, ci sei anche tu tra i protagonisti, sì. Non diciamo più di tanto, eccetera, però appunto vi faremo vedere il trailer ufficiale, che potete trovare comunque già in rete, ma grazie a Sandro che in giornata è riuscito a preparare praticamente grazie mille Sandro il DCP per mostrarcelo, e lo vedremo a breve, non prima però di ringraziare di nuovo te, Bonifacio e Francesca. Grazie Francesca. E saluta. Ringraziandovi davvero di aver accettato il nostro invito, di aver condiviso. E quindi grazie ancora davvero. Tu sai già che cosa grazie penso di te, te l'ho detto. E grazie a voi, veramente di cuore. Grazie.